con questa presentazione di questo libro di Susanna Gravas ieri al Museo Astromediano. Oggi concludiamo questa tournée presso l'Istituto Ebraico. Carta Cognizioni è l'elemento essenziale, no, di tutta la manifestazione. Io ti ringrazio. La manifestazione è importante perché esiste l'autore. Io non potrei essere un editore senza un autore. Quindi è una sinergia all'unisono che va a creare poi quel grande orto della letteratura. Noi comunque non abbiamo iniziato da Lecce, è giusto ricordarlo, siamo stati presenti prima a Napoli nella bellissima realtà della libreria Io ci sto a Vomero e poi alla Feltrinelli di Pomigliano d'Arco, dove siamo stati accolti in modo meraviglioso. A Lecce ci vuole proprio una manifestazione del genere, perché proprio in questi giorni si è festeggiato proprio la giornata della poesia, quindi qual è il miglior contesto nel programmare versi? Anche perché sappiamo benissimo ciò che sta succedendo, bisogna iniziare, come diceva lei nel suo intervento ieri, la cosiddetta trama della vita, perché la trama è fatta di fili e quindi stiamo in un contesto, no? Piuttosto bellico, direi. Quindi qual è la miglior situazione per costruire pace? Sì, fai riferimento alla locandina che la Cartago ha scelto, lo staff a cui sicuramente noi affidiamo lo studio grafico di quelle che sono sia le copertine dei libri, ma anche le locandine. Abbiamo scelto proprio fili di inchiostro, c'è una piuma, credo che tu abbia la locandina, magari poi la potrai mostrare, che rappresenta proprio questo intreccio, questa sinergia. Il destino simbolicamente viene rappresentato proprio con la trama. Ricordiamo anche uno dei miti più conosciuti, Penelope, cos'è che faceva? E poi sfuggiva, ma quello è simbolico sicuramente come gesto, ma è l'unione della forza. Sì, credo che la buona lettura faccia in modo che l'essere umano pensi più alla propria parte interiore che non a fare guerra. Adesso parliamo con Giuseppe Pennisi, che è colui che comunque fa parte anche lui integrante della Carta Cognizioni. Lui si occupa di distribuzione e soprattutto distribuzione del messaggio. Sì, buonasera a tutti e grazie. Io mi occupo dell'aspetto tecnico, diciamo così, anche in modo riduttivo non è così. Questo è un testo, come ha detto la responsabile, che accompagna la vita di un autore. La poesia può essere il mezzo migliore che quella trama, quel filo rosso, finalmente giunga tra gli altri. Cartago di questo manifesto ha fatto la realtà. Ecco che siamo distribuiti a livello nazionale e su molte librerie, tra le più importanti librerie italiane, con i testi, e noi siamo presenti alla presentazione. Questo trinomio tra distribuzione, librerie ed editore effettivamente presente rende il messaggio fattivo, vero e reale. Noi siamo stati a Napoli, siamo stati a Pomigliano, oggi siamo a Lecce. Lecce ho avuto modo di vedere che contiene molti tesori. Noi reputiamo i nostri libri dei tesori e quindi sicuramente questi puntini luminosi riusciranno a creare un panorama diverso. Questo sta cercando di fare Cartago in Italia, nel mondo,